Ciao a tutti, la ricetta di oggi è una soffice e golosa torta alle mele e mascarpone, senza glutine. Vediamo subito come si prepara. In una ciotola vado a sgusciare 3 uova e aggiungo 160 g di zucchero. Aggiungo anche la scorza grattugiata di un limone e monto con le frusta elettriche per 5 minuti. Le uova devono raddoppiare di volume, diventare chiare e sfumose. Dopo 5 minuti aggiungo 250 g di mascarpone che potete sostituire con 250 g di ricotta. Continuo a mescolare con le fruste elettriche. Ora vado ad aggiungere 200 g di farina Mix C della Char, che è una farina senza glutine. In alternativa va bene la Nutri-Free, sempre per dolci, oppure 150 g di farina di riso finissima con 50 g di fecola di patate. Infine vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci. Ora vado ad aggiungere 2 mele che ho lavato, sbucciato e tagliato a dadini. Le incorporo bene all'impasto aiutandomi con la spatola. Verso l'impasto della torta in uno stampo del diametro di 20 cm, va benissimo anche da 24, che ho foderato con della carta da forno. Elimino la carta da forno in eccesso e faccio cuocere la torta in forno caldo preriscaldato a 180 gradi, ventilato, per 45 minuti. Gli ultimi 15 minuti la copro con la carta stagnola e termino la cottura. Mi raccomando, è sempre importante fare la prova a stecchino, che in questo caso vi consiglio di farla dopo 35 minuti. Ed eccola qui, la torta è pronta e morbidissima, l'ho decorata con dello zucchero a velo. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, un bacione a tutti dalla vostra Miri. Ciao!